Bella a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video solo Dexter e oggi ragazzi un nuovo video di Fortnite. È appena uscita la nuova patch di manutenzione, non è stato aggiunto nulla di particolare se non che hanno aggiunto le ultime sfide di Fortnite l'incubo. Quindi raga, andiamo a vederle subito nel dettaglio. Allora, la prima è elimina ombre come un giocatore, 3 eliminazioni. Visita diversi capanni per streghe, 3 capanni per streghe. Consuma bottino leggendario come ombra. Un solo bottino leggendario. Andiamo a vedere come prima missione quella di visitare diversi capanni per streghe. Le capanne che vi voglio far vedere sono queste tre. Una è qui sopra il dominio di Doom, l'altra si trova qui vicino a Borgo e l'ultima si trova a ovest di Siepe da Grifoglio. Le altre tre non ve le mostro perché praticamente, raga, sono a parte che sono dall'altra parte della mappa e poi comunque ve ne basta trovare tre e avete completato la missione. Queste sono molto vicine tra loro, quindi basta che ci andiamo e completiamo la missione. La prima è appunto questa, dominio di Doom, e vi mostro meglio il ping. Ecco, siamo qui sopra. Appunto il dominio di Doom vicino anche all'isoletta questa qui. Andiamo a vedere la prossima capanna. Io naturalmente, raga, vi consiglio di fare questa missione con la scopa da strega. Andate nelle capanne e lì ce ne sono sempre almeno due che tro dove trovate il cesto. Le raccogliete, raga, veramente per muovervi sono molto, ma molto pratiche. Andiamo ad uccidere quest'ombra così già possiamo completare la seconda missione. Io ne ho già uccisa una prima mentre stavo venendo qui. Andiamo all'ultima capanna. Allora, intanto questa qui, raga, si trova. Eccola qua, il punto preciso è questo qua. Andiamo a vedere l'ultima capanna che si trova, raga. Adesso ve la mostro. Dovrebbe trovarsi. Eccola qui. Eccoci qua, raga, l'ultima capanna, Siepe da Grifoglio, completata la prima missione, raga. La seconda missione ve l'ho già fatta vedere come si completa, quindi non sto neanche a farvela vedere. Semplicemente, senza essere ombre, dovete essere player normali, dovete andare ad uccidere la bellezza di 3 ombre, raga. Vediamo se magari trovo l'ultima così la completo insieme a voi, perché altrimenti non importa. Andiamo a vedere invece l'ultima missione che ci chiede, raga, di consumare bottino leggendario come ombra. Adesso vi spiego tutto. Uccidiamo l'ultima ombra, raga. Ok, seconda sfida completata. Adesso, raga, l'obiettivo è farti uccidere, ritornare qui e prendere quest'arma qui. Allora, in pratica, raga, un consumabile leggendario, raga, non è per forza, ad esempio, il pesce leggendario. Ma vanno bene anche qualsiasi arma leggendaria, solo che appunto è la più difficile tra le tre perché è molto complicato trovare un'arma leggendaria. Però appunto abbiamo avuto fortuna che questo qui ha aperto l'airdrop e naturalmente non gli interessava prendere il cecchino leggendario. Non l'ha preso, quindi ora raga, in teoria basta che qualcuno ci uccida, torniamo qui dove ho pingato e ci prendiamo questa bellissima arma leggendaria. Aspettate che me la pingo, così non c'è rischio di non trovarla. Andiamo con la scopa a farci uccidere da qualcuno, cerchiamo qualcuno soprattutto e vediamo di prendere quest'arma. Sento spari da questa parte e anche da qua. Vediamo un attimo se c'è qualcuno che ci possa uccidere. Sarebbe il caso. Altrimenti cerco qualcuno, raga, intanto vi taglio perché altrimenti questo video dura 20.000 minuti come l'altra volta, che per carità ho cercato di tagliare il più possibile, però 20 minuti di video comunque sono venuti. Quindi, raga, per non rischiare, non vorrei fare 20 minuti di video anche sotto giro, quindi un minimo. Ora però è un po' un casino se dobbiamo tornare lì. Uccidetemi, uccidetemi. Dai, uccidimi. Chiedimi. Che bot, raga. Vai. Sparami. Dai. Ma siamo seri, raga. Come fa a missarmi, raga? Ma siamo seri. Dai, l'ultimo hit. Ce la puoi fare, bro. Ce la puoi fare. Niente, non ce la fa, ragazzi. Non ce la fa.
ti lascio il mio pompa, prendilo. No, ma non siamo seri. Da, ma siamo seri! Oh! Ma come si fa, raga? Non ho parole. Dai! Alleluia, raga, ce l'ha fatta. Ce l'ha fatta, signori, ce l'ha fatta. Ok, andiamo a prenderci l'arma leggendaria. Ok, 500 metri. Dai, 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 raga. Mo' vedi che ce l'hanno fregata e io mi incazzo come una beglia. Una beglia, cosa ho detto? Dai, raga, in una partita ho completato tutto. Cioè, ci sta. Poi magari c'è, voi non siete fortunati come me, ci vogliono più partite. Però, raga, consuma. E regà, abbiamo fatto tutte le sfide di questa settimana. E raga, abbiamo completato tutte le sfide di Fortnite e l'incubo. Ecco a noi il backpack della scimmia. Adesso lo andiamo a vedere meglio in lobby, raga. Taglio tattico. Eccoci qui, raga. Bobo, backpack epico, occhio alla scimmia, fa parte 7, Fortnite, l'incubo 2020, naturalmente. Ben 80.000 punti esperienza stagionali e in più uno spray di ombra spettro di Mida. Ok, raga. Ok, altri naturalmente 40.000 XP. Andiamo a vedere meglio il backpack. È questo qui, raga. Tra l'altro dovrebbe essere reattivo, esatto, perché in teoria ogni volta che andiamo a killare qualcuno, in teoria dovrebbe suonare quelle sorte di piatti che ha in mano e dovrebbe fare qualche verso o qualcosa del genere. Comunque, raga, molto bello il design, mi piace molto, molto, ma molto, ma molto carino. Andiamo a vedere lo spray meglio, eccolo qui. Rivediamolo. Perfetto. E poi vabbè, naturalmente gli 80.000 XP che ci interessano un pochino di meno. Allora, raga, inoltre adesso andiamo a vedere lo shop di oggi. Ecco qui tutte le ricompense che possiamo andare ad ottenere con Fortnite l'incubo, il piccone di Mida, lo spray di Mida, il backpack, l'emoticon della scimmia, l'altra emoticon delle ombre e la wrap viola animata. Andiamo a vedere lo shop di oggi, raga, perché sono tornate alcune skin molto vecchie. Bananita sbucciata, raga, finalmente è tornata, me l'ero dimenticata. Eccola qui, skin con emote integrata, adesso andiamo a vedere anche le emote. 1500 V-Buck più emote, capitolo 2, stagione 1. Bellissimo, ragazzi, bellissimo. Nulla da dire. Leader squadra spaventoso è tornato. Eccolo qui, raga, bellissimo con due occhi diversi. 1500 V-Buck. Il suo backpack, zucca piacevole. Stagione 6 anche lui. No, a parte che perché anche lui, raga, non è della stagione 6, Bananita, scusate. Anteia, skin epica da 1500 V-Buck. Stagione 4, sì, raga, è la seconda volta che torna nello shop. Molto particolari queste skin perché hanno un secondo stile fumetto. Scusate per il gioco di parole. Abbiamo Morro, stessa cosa anche per lui, secondo stile fumetto, anche per il backpack e penso anche per i picconi. Ok, vediamo anche il backpack di scudo piumacciaio, non l'avevo mostrato, raga, scusatemi. Canto di caccia, primo secondo stile. Penso che sia il piccone della skin femminile. Il sound quando si va a picconare è uguale, però per il resto quando si sta per andare a picconare è diverso. Primo secondo stile, predefinito e canto di caccia illustrato. Abbiamo promessa dell'alba, anche per lui due stili selezionabili. Questo è il primo stile, il secondo stile. Eccolo qui. Naturalmente, raga, io preferisco lo stile fumetto, ci sta, è molto innovativa come cosa. Illustrato invece, wrap con un solo stile fumetto. 300 V-Buck, vediamolo anche in altre armi, molto carina nel pompa, nella mitraglietta, molto carina in generale come wrap, vediamolo anche nel bazooka band e nel elicottero. Abbiamo Rolly, raga, skin, scusate, emote che purtroppo non vi posso far sentire come per le due emote di Last Forever. Vi faccio vedere giusto qualche secondo e dopo mi toccherà tornare indietro. Perdonatemi, raga, ma sapete come va così. Yeah. 500 V-Buck per queste emote. Abbiamo le due emote
No, è una emote, scusate, sincronizzata. Ok, basta, scusate raga, veramente, però ogni volta devo fare così. Re Abyssal è tornato, costume reattivo, perché brilla nella notte, molto figo da guardare, raga, magari in parte reale. Lì si nota subito la differenza. Backpack, razziatore, dorsale, penso che anche per il backpack valga la stessa cosa. Stile predefinito e stile bagliore. Ecco qui, raga, ecco qui, magari all'inizio non si nota la differenza, raga, però io vi assicuro che di notte c'è. Capitolo 2, stagione 3, andiamo alla nuova emote che è uscita proprio quest'oggi, raga, Malloppo, l'ho vista prima, è molto ma molto carina, sentite un po' come funziona. Emote rara da 500 V-Buck, raga, molto molto bella. Una vita al massimo. Che sound, raga, che sound. 500 V-Buck, stagione 5. Pigia Margherita, 1200 V-Buck con il suo backpack 4 formaggi. Primo stile normale e secondo stile formaggio. Contagioso. State calmo, prendete un succo e tranquillizzate. 500 V-Buck per questa emote. E per finire, raga, richiamo da battaglia. Bellissima, bellissima. 200 V-Buck se li merita tutti. E per concludere, raga, sono rimaste le skin di Ghostbuster. La skin Milite della festa, naturalmente, questa rimarrà fino ai primi di novembre. Brilla, Coccola, sì, in generale, raga, tutte le skin che vi ho mostrato l'altro giorno sono rimaste. Baba Yaga, raga, è tornata. No, aspetta, Baba Yaga. Ah no, è una nuova skin, raga. Una nuova skin. Skin rara da 1200 V-Buck con il suo backpack Auricio. O Aurico. Aurico, scusate. Spazza incantesimi. Sound che si sente anche nelle capanne delle streghe, se avete fatto caso prima. Antro dell'Arpe, ecco, appunto. Appunto, raga. E poi basta, raga, basta. Per questo set è concluso. Presa di sottomissione. Bella, raga, bella. 1200 V-Buck. Suo backpack trappo l'osso. Bellissimo. Stupificio 500 V-Buck. Cosa sono dei denti? Figo, figo. Ok. Coccolone, raga. Beh, questo lo conosciamo già. 1200 V-Buck con il suo backpack cuore infranto. Piccone, Coccolascia, 500 V-Buck. E per concludere, Wrap rara animata da 500 V-Buck, Brilla Coccola. Ok, raga, abbiamo visto tutto per lo shop di oggi. Tutti i bundle sono rimasti. Raga, io vi invito a shoppare questo qui, 20 euro, ma se li merito tutti, 4 skin, ben 3 picconi. No, scusate, due picconi, tre backpack, un deltaplano e una wrap. Cioè, veramente di tutto. E tutte skin amate da tutti, ragazzi. Le più famose, diciamo, di Fortnite sono queste: Pesce Secco, il leader squadra delle coccole, il Durburger e la skin femminile di Crow. Bene, ragazzi, per questo video è tutto. Fatemi sapere come vi siete trovati con le sfide, se siete riusciti come me a farle tutte in una partita oppure se vi sono richieste più partite. Fatemi sapere se avete altri dubbi riguardo alle sfide, io naturalmente vi rispondo sempre nei commenti, raga, mi raccomando, state tranquilli, non avete problemi a chiedermi, io rispondo a tutti. Detto questo, raga, io spero che il video vi sia piaciuto, come al solito, se il video vi è piaciuto lasciate un commento, mi piace, iscrivetevi al canale, attivate la campanellina per non perdervi nessun video, seguitemi sui social, trovate tutti i link in descrizione. Il prossimo video, raga, spoiler, perché è arrivato fino a qua, penso nessuno, il prossimo video sarà lo speciale dei 1000 video, non sarà nulla di che, sarà un video ringraziamento, però ragazzi, ci tenevo a farlo, perché comunque è solo grazie a voi se sono arrivato a questo numero di video incredibile, siete voi che mi avete dato la forza di continuare. Grazie, 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 ci vediamo in un prossimo video.